Mercoledì 29 può essere una giornata molto importante in cui parte un cammino che porti a riformare la Costituzione, dalla riduzione dei parlamentari al bicameralismo, alla forma di Stato e di governo. I gruppi parlamentari hanno dato la disponibilità a provarci con molta convinzione. La volontà della maggioranza e del governo è di tenere aperto questo percorso alle forze di opposizione. Dentro questo percorso ci sarà anche una norma di salvaguardia. Cosa ci sarà scritto dentro questa norma di salvaguardia che oggi tutti hanno accettato come principio, lo discuteremo nei prossimi giorni. Una riforma di questa ampiezza deve avere il suggello della sovranità del popolo. Tra PD e PDL non c'è un accordo sul superamento del porcellum, solo modifiche. C'è un accordo nel fare una riforma, quella che è stata detta dopo la riunione in convento del governo, una riforma minimalista che ricostituzionalizzi il porcellum in maniera tale che sia utilizzabile qualora si dovesse andare in tempi brevi alle elezioni, mentre c'è l'accordo che la riforma elettorale strutturale debba essere all'interno delle riforme costituzionali, perché se si sceglie il presidenzialismo o il semipresidenzialismo alla francese è chiaro che ci dovrà essere un sistema elettorale coerente col semipresidenzialismo alla francese e noi diciamo doppio turno di collegio, e quindi la riforma organica, chiamiamola così, della legge elettorale non può che avvenire insieme alle riforme costituzionali e quindi avere i tempi delle riforme costituzionali. Nel frattempo dobbiamo avere una legge elettorale non inficiata da incostituzionalità come oggi appare, e quindi avere una riforma minimalista, safety net, rete di sicurezza per avere comunque una legge elettorale da utilizzarsi subito, Dio non voglia, ed in una prospettiva di una riforma strutturale della legge elettorale coerente con le riforme costituzionali in corso di avvio. Lei parla quindi di una sorta di manutenzione in attesa di una riforma complessiva, intervenendo come? Sul premio di maggioranza? Intervenendo sui punti messi in discussione già dalla Corte e recentemente dalla Cassazione, quindi quelli sono i punti, quindi premio di maggioranza e nella sua entità e quota da cui può scattare il premio di maggioranza e l'omologazione dei sistemi di premio di maggioranza tra Camera e Senato. Avete parlato di quale può essere questa quota? Non ancora, Una parte del Partito Democratico spinge invece per già da subito una revisione completa del porcellum. Ma se ne parlerà, si discuterà. La mia preoccupazione è che quando si inizia a parlare troppo si rischia di non fare nulla. Il tema dell'incandidabilità è un tema affrontato più volte da Giunte e anche di centrosinistra. È un tema che, ho sempre dichiarato, rischia di inquinare la serenità del rapporto interno alla maggioranza, però ogni giorno ha la sua pena. Insiederemo la prossima settimana la Giunta. Noi, per quanto ci riguarda, avremo e abbiamo l'interesse a che questa vicenda venga affrontata e definita al più presto, con la massima tempestività. Non intendiamo lasciare sospese vicende che possano, ripeto, incrinare ed inquinare il rapporto interno alla maggioranza. È stato proprio lei a chiedere che venisse ritirato quel disegno di legge ieri così contestato, di fatto dimezzava le pene per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Sì, l'ho fatto io personalmente, assumendomene la piena responsabilità senza input di qualcuno. Mi spiace che certe ricostruzioni giornalistiche di quotidiani importanti di oggi disegnino falsità. Non ho avuto input da nessuno, ho avuto notizia di questo evento dalle agenzie, sconoscevo questo testo, ho chiesto informazioni al Presidente della Commissione Giustizia e me le ha puntualmente date. Subito dopo sono personalmente sceso in ufficio stampa del Senato per rilasciare delle immediate dichiarazioni. Il senatore Compagni, eletto nel PDL, adesso appartiene al gruppo GAL e quindi questo provvedimento era sconosciuto al Popolo della Libertà e non rientra, ripeto, così come formulato nel nostro programma.